Buonasera ragazzi, oggi un nuovo video, questa volta come avrete capito dal titolo è un video outfit. È il mio primo video outfit che vi faccio, quindi scusate se la qualità non è il massimo, ma devo ancora capire dove posizionare lo specchio. Per adesso l'ho messo in corridoio e niente, quindi devo vedere se le luci sono abbastanza buone. Allora, per quanto riguarda il make-up, io spero che vediate, non ho realizzato niente di che perché stamattina avevo una lezione universitaria, scusate il tremore della fotocamera, ma non l'ho fissata. Diciamo, la sto tenendo in mano, quindi per quanto riguarda il make up non ho fatto niente di straordinario, ho solamente utilizzato un ombretto Tortora e il pigmento della Elf Lo Sweet rosa. Ho messo una linea di mascara, una base, quindi fondotinta e correttore, e alla fine ho fatto un leggero contouring qui sulle guance per saltare un po' la figura del volto. Accessori, come vedete, non ne ho addosso, di solito li uso, però stamattina andavo di fretta e non ho avuto il tempo di mettermi niente, come vedete, né bracciali, anelli, niente. Io di solito sono piena, sempre tipo l'albero di Natale, pieno di gingillini sopra, però comunque stamattina non ho avuto il tempo. Adesso ci trasferiamo di là nel corridoio per farvi vedere più o meno come ho deciso di vestirmi oggi. Comunque, trasferiamoci di là nel corridoio. Allora, come maglietta ho scelto questo cardigan con la manica a tre quarti. Giro normale, abbastanza scollato, quindi con una scollatura detta, cioè rotonda, ma detta in gergo a ballerina. E ho fermato la maglia con questa cinta che posso utilizzare ancora per poco perché, come potete vedere, sempre se vedete, diciamo col pelo, ecco, insomma, quindi la posso utilizzare ancora per poco fino all'arrivo della bella stagione, che ha appunto tutti questi cerchi fermati con delle parti metalliche e ha questo cerchio centrale, ecco, tutto intarsiato. Come pantalone non fate caso all'acqua dietro, ma diciamo da studentessa, quando ho la possibilità di acquistare l'acqua con la macchina, mi faccio, diciamo, un po' il magazzino dell'acqua, perché insomma è pesante da portare, poi soprattutto quando si fa, diciamo, più spesa, quindi non si compra solo l'acqua. Infatti, come potete vedere, c'è una bella scorta di acqua e qui ho messo altre due casse per reggere il tavolo da lavoro. Niente, comunque, tornando all'outfit, ho messo dei jeggings, come potete vedere, quindi un classico pantalone con apertura jeans, quindi cerniera e bottone, un 5 tasche anche questo, che però finisce molto molto slim alla fine, quindi è diciamo l'insieme di un jeans e un leggings, detto appunto jeggings. Per quanto riguarda le scarpe, ho utilizzato questi stivali che avete visto nel video haul, che magari vi rimando nell'info box. Comunque, semplici stivali marrone scuro con dietro delle piccole parti. Aspetta, facciamo così: queste piccole fascette, ecco, insomma. Per quanto riguarda invece al di sopra dell'abbigliamento, vi faccio vedere cosa ho messo. Allora, per quanto riguarda l'impermeabile, come potete vedere, ho utilizzato questo trench marroncino. Io di solito la cintura, come potete vedere, non, diciamo, non l'attacco con la sua fibbia in dotazione, ma ci faccio un nodo perché, non lo so, mi è sempre piaciuto di più così. E ci abbino sopra come borsa. Come borsa di solito ci abbino questa, che porto, come potete vedere, sempre a braccio, quindi con i manici sul braccio. È molto molto capiente. Però se magari non vi va di portarla a braccio, comunque alla sua tracolla. L'outfit complessivo è più o meno questo.
Comunque l'outfit è questo, lo specchio di cui vi parlavo appunto nel video degli acquisti è questo, come potete vedere ha un bordo fucsia, non fate caso al filo lì sopra, ma dovevo decidere se attaccarlo per i chiodi o per il filo, alla fine ho optato per i chiodi. E niente, come vedete è uno specchio a figura intera, è anche molto diciamo realistico, non è quegli specchi di plastica. E questo specchio l'ho pagato 7,99 € all'MD in offerta. Comunque, questo è l'outfit. Spero che questo tipo di video vi sia piaciuto. Se riesco a trovare una sistemazione migliore, scusate, aspetta. Se riesco a trovare una sistemazione migliore, scusate per il tremolio della fotocamera, vi faccio sapere o fatemi sapere se nel caso non si vede bene tutto. Un bacio e al prossimo video. Ciao ragazze!